loro furono ingannati, perché venne creato un altro anello. Nella terra di Mordor, tra le fiamme del Monte Fato, Sauron, l'oscuro signore, forgiò in segreto un anello sovrano per controllare tutti gli altri, e in questo anello riversò la sua crudeltà, la sua malvagità e la sua volontà di dominare ogni forma di vita. Un anello per domarli tutti. Uno a uno i paesi liberi della Terra di Mezzo caddero sotto il potere dell'anello, ma alcuni opposero resistenza. Un'ultima alleanza di uomini ed elfi marciò contro le armate di Mordor e sui pendii del Monte Fato combatté per la libertà della Terra di Mezzo. La vittoria era vicina, ma il potere dell'anello non poteva essere sopraffatto. Fu in quel momento, quando ogni speranza era svanita, che Isildur, figlio del re, afferrò la spada di suo padre. Sauron, il nemico dei popoli liberi della Terra di Mezzo, venne sconfitto. L'anello passò a Isildur, che ebbe quest'unica possibilità di distruggere il male per sempre. Ma il cuore degli uomini si corrompe facilmente, e l'anello del potere ha una volontà sua. Weasley! Ehi, Weasley! Tuo padre è sul giornale, Weasley. Ascolta un po'. Altri errori al Ministero della Magia. Pare che i guai del Ministero della Magia non siano ancora finiti, scrive Rita Skeeter, inviato speciale. Recentemente sotto accusa per lo scarso controllo alla Coppa del Mondo di Quidditch e ancora incapace di giustificare la sparizione di una delle sue streghe, il Ministero è sprofondato di nuovo nell'imbarazzo ieri a opera di Arnold Weasley, dell'ufficio per l'uso improprio dei manufatti dei babbani. Figuriamoci. Non sono nemmeno riusciti a dare il nome giusto, Weasley. È come se fosse una completa nullità, vero? Ora nell'ingresso lo ascoltavano tutti. Malfoy raddrizzò la pagina con un gesto pomposo e lesse. Arnold Weasley, che 2 anni fa fu accusato di possesso di un autovolante, ieri è stato coinvolto in una zuffa con parecchi protettori della legge Babbani a causa di alcuni bidoni della spazzatura altamente aggressivi. Pare che il signor Weasley sia intervenuto in aiuto di Malocchio Moody, l'anziano ex Auror che è andato in pensione dal ministero quando non è stato più in grado di distinguere tra una stretta di mano e un tentato omicidio. Come era prevedibile, il signor Weasley, all'arrivo presso la casa strettamente sorvegliata del signor Moody, ha scoperto che quest'ultimo aveva ancora una volta dato un falso allarme. Il signor Weasley è stato costretto a modificare parecchie memorie prima di riuscire a sfuggire ai poliziotti, ma si è rifiutato di rispondere alle domande della Gazzetta del Profeta sul perché abbia coinvolto il ministero in una scena tanto indegna e potenzialmente imbarazzante. E c'è anche la foto, Weasley! Una foto dei tuoi genitori a casa loro. Beh, sempre che si possa chiamarla casa. Tua madre potrebbe anche perdere qualche chilo, no? Vai al diavolo, Malfoy! Andiamo, Ron. Ah, certo! Sei stato da quest'estate, loro da loro, vero Potter? Allora dimmi, sua madre è davvero così cicciona o è solo una foto? Hai presente tua madre, Malfoy? Quella faccia che fa come se avesse la cacca sotto il naso? Ce l'ha sempre avuta o solo perché era con te? Non osare insultare mia madre, Potter! Tieni la tua bocchiaccia chiusa, allora! Bello! Parecchi ragazzi urlarono. Harry sentì qualcosa di incandescente graffiargli il lato del viso. Affondò la mano in tasca per prendere la bacchetta, ma prima ancora di riuscire a toccarla, udì un secondo forte bang e un ruggito che echeggiò per tutta la sala d'ingresso. Oh no, che non lo fai, ragazzo! Harry si voltò di scatto. Il professor Moody scendeva zoppicando la scalinata di marmo. Aveva estratto la bacchetta e la puntava su un furetto di un bianco immacolato che tremava sul pavimento di pietra, esattamente nel punto in cui prima c'era Malfoy. Nessuno mosse un muscolo, tranne uno, che si voltò per guardare Harry. Ti ha preso? No, mancato. Il furetto emise uno squittio spaventato e scattò via, filandosela verso i sotterranei. Non credo proprio! Ruggì Moody, puntando la bacchetta di nuovo verso il furetto, che volò in aria a 3 metri di altezza, cadde con un tonfo al suolo e poi rimbalzò di nuovo in alto. Dovresti esserci arrivato anche tu a questo punto, Potter. L'oscuro signore è molto abile nella leggimenzia. Che cos'è, signore? È la capacità di estrarre emozioni e ricordi dalla mente di un'altra persona. Sa leggere il pensiero? Tu non hai acume, Potter. Non capisci le sfumature. È uno dei difetti che ti rendono un pozionista così scadente. I pensieri non sono un libro che si possa aprire ed esaminare a piacimento. La mente è qualcosa di complesso e stratificato, Potter. È comunque vero che chi padroneggia la legge di
cartomanzia è in grado di scavare nella mente delle sue vittime. L'oscuro signore, per esempio, sa quasi sempre se qualcuno gli sta mentendo. Solo chi è abile in occlumanzia è in grado di escludere i ricordi e le emozioni che contraddicono la bugia e può così mentire in sua presenza senza essere scoperto. Quindi lui potrebbe sapere che cosa stiamo pensando ora, signore. L'oscuro signore si trova a una considerevole distanza e le mura e i terreni di Hogwarts sono protetti da molti incantesimi. Il tempo e lo spazio sono importanti nella magia, Potter. Il contatto visivo è spesso essenziale per la gelegilimanzia. Io non sono debole. Allora dimostralo. Controllati. Misura la rabbia. Disciplina la mente. Proviamo di nuovo. Preparati. Legilimens! Vide cento dissennatori che attraversavano il lago fluttuando. Se stesso che correva lungo un corridoio con il padre di Ron e il signor Weasley lo guidava verso sinistra, giù per una rampa di scale di pietra. Lo so, lo so! Che cosa è successo, Potter? Ho visto, ho ricordato, ho appena capito. Cosa c'è nell'ufficio misteri? E perché mi fai una domanda del genere? Perché il corridoio che ho appena visto, che sogno da mesi, l'ho appena riconosciuto, porta all'ufficio misteri. Stark martellava. Il fuoco ruggiva nel grande caminetto. File di torce bruciavano nelle orecchie apparenti, emettendo fin troppo fumo. Ma la maggior parte del canone proveniva dai corpi degli ospiti talmente ammassati sulle panche del banchetto che chiunque sollevasse la coppa finiva per dare una gomitata nelle costole di chi gli sedeva vicino. L'indomani, a quella stessa ora, Rob sarebbe stato in marcia verso un'altra battaglia. Questa volta contro gli uomini di ferro al Mod Cairn. Catherine desiderò di nuovo che anche Vento Grigio fosse lì. Ma il grande metalupo non era in vista da nessuna parte. Lord Walder si era rifiutato di ammetterlo nella sala. A quella tua belva selvaggia piace la carne umana, mi si dice. Non voglio una creatura del genere alla festa della mia Roslyn in mezzo a donne e bambini piccoli. Tutti i miei dolci, innocenti nipotini. Vento Grigio non rappresenta alcun pericolo per loro, mio lord, se ci sarò anch'io. Ma tu c'eri davanti alle mie porte o no? Quando il lupo ha attaccato i nipoti che avevo invitato ad accoglierti. So tutto, non credere che non lo sappia. Non è stato fatto loro alcun male. Il lupo o il matrimonio, sire? L'uno o l'altro? Non puoi averli tutti e due. Se a Lord Walder farà piacere servirmi stufato di corvo in salsa di vermi, non solo lo mangerò di gusto, ma chiederò anche una seconda porzione. Maestà, il Septon ha recitato le sue preghiere, le parole sono state pronunciate, Lord Edmure ha avvolto la mia piccola nel mantello da pesce, ma non sono ancora marito e moglie. Una spada deve essere sfoderata e ogni matrimonio deve avere la sua messa a letto. Che dice il mio sovrano? È giunto il momento di metterli a letto? A letto! A letto! Portiamoli a letto! Portiamoli a letto! Su nella galleria, i musicanti ripresero gli strumenti e incominciarono a suonare. Gli sposi alla fine vennero portati via dalla sala, lasciandosi dietro una scia di abiti. Catherine notò che Rob era rimasto. Nella galleria, i musicanti avevano finito la loro canzone. Quasi senza un istante di pausa, passarono a una musica molto diversa. Nessuno cantò, ma Catherine riconobbe il ritmo, le piogge di Castamere. Edwin stava affrettandosi verso la porta. Catherine accelerò a sua volta il passo, quasi spinta dalla musica. Afferrò Edwin per il braccio e sentì il gelo scenderle dentro. Ferro. Anelli di ferro sotto la manica di seta. Catherine lo schiaffeggiò, lo colpì con tale forza da spaccargli un labbro.
Edwin Frey la mise da parte. La musica copriva qualsiasi altro suono, echeggiando contro le pareti nella sala, quasi fossero le pietre stesse a suonare. Rod lanciò a Edwin uno sguardo inferocito. Si mosse per sbarrargli la strada. Barcollò. Aveva un dardo piantato nel fianco, appena sotto la spalla. Se anche Rob Stark urlò di sofferenza, il suo urlo venne inghiottito dai flauti, dai corni, che continuavano a intonare quel canto di morte. Catelyn vide un secondo dardo perforargli una gamba e lo vide crollare. Nella galleria, metà dei musicanti avevano abbandonato gli strumenti. Adesso imbracciavano le balestre. Catelyn corse verso suo figlio. Qualcuno gli diede un pugno nella schiena. In qualche modo, Rob Stark riuscì a sollevarsi in ginocchio. Aveva un dardo di balestra piantato nel fianco, un secondo in una gamba, un terzo conficcato nel petto. Lord Walder sollevò una mano e la musica si interruppe. Lontano, Catelyn udì i fragori di una battaglia e più vicino il selvaggio ululato di un lupo. Catelyn afferrò i lunghi capelli grigio di Campanello. In una morsa lo trascinò fuori dal suo nascondiglio. Lord Walder! Lord Walder! Basta così, Lord Walder! Basta così! Hai ripagato tradimento con tradimento. Che sia finita! Ti prego, Lord Walder! È il mio primo figlio! È il mio ultimo figlio! Lascialo andare! Lascialo andare! E io ti giuro che noi dimenticheremo! Dimenticheremo tutto quello che hai fatto qui! Ti giuro nel nome degli antichi dei e di quelli nuovi, noi non cercheremo vendetta. Solo un idiota crederebbe al tuo balbettio. Mi prendi forse per un idiota, mia lady? Io ti prendo per un padre. Prendi me in ostaggio, ma lascia andare Rob. No, madre, no, madre. Vento grigio. Vai da lui, adesso, Rob. Vai via di qui! Un figlio per un figlio. Ma quello è un nipote e non è mai servito a molto. Un uomo si fece avanti. Armatura di metallo scuro, mantello rosa, schizzato di sangue. Si piazzò di fronte a Rob. Conficcò la sua spada lunga nel cuore di Rob Stark. Girò dentro la lama. Rob aveva infranto la parola data a Walter Frey. Ma Catelyn mantenne la sua. Affondò la lama nella gola di Campanello e la squarciò da un orecchio all'altro. Sangue bollente le dilagò sulle dita. Alla fine qualcuno le strappò il pugnale. Le lacrime scendevano lungo le guance di Catelyn, brucianti come aceto. Gli artigli affilati di 10 corvi, pieni di ferocia, le stavano scavando il viso, strappando via brani di carne, lasciandosi dietro profondi solchi grondanti sangue. Catelyn ne sentì il sapore sulle labbra. Le lacrime trasparenti si mescolarono con le lacrime rosse, fino a quando il suo viso, quel viso che Ned aveva tanto amato, fu un'unica devastazione. Catelyn Stark alzò le braccia. Vide il sangue scorrere lungo le dita, giù lungo i polsi. Lenti vermi rossi le strisciarono lungo le braccia, dentro le maniche dell'abito da festa. Una mano la prese per i capelli e le tirò indietro la testa. No, non fatelo, non tagliate i miei capelli. Ned ama i miei capelli. L'acciaio si aprì la strada nella sua gola. Il suo morso era purpureo e gelido. Il folletto afferrò una caraffa da una delle serviette e riempì la grossa coppa per tre quarti. In ginocchio, nano! È in ginocchio che devi stare. Inginocchiandosi, Tyrion sollevò il pesante calice, chiedendosi se non stesse per ricevere un secondo bagno. Joffrey invece prese la coppa con una mano sola, bevvi a lungo e la posò sul tavolo. Adesso puoi alzarti, zio nano. Nel sollevarsi, Tyrion sentì le gambe attanagliate da crampi, al punto che per poco non crollò di nuovo a terra. Fu costretto ad aggrapparsi a uno scranno. Joffrey rise, anche se Cersei rise. E anche molti altri. Dove credi di scappare, zio nano? Sei il mio coppiere, ricordi? Devo cambiarmi d'abito, maestà. Posso avere licenza di assentarmi? No, che non puoi.
mi piaci così come sei. Servimi altro vino. Il calice d'oro del re si trovava ancora là dove lui lo aveva lasciato. Per arrivarci, Tyrion fu costretto a montare di nuovo in piedi sullo scranno. Joffrey gli strappò la coppa dalle mani e beve. Un rivolo rosso cupo gli ruscellò sul mento. Mio zio nano non ha mangiato il pasticcio di piccioni. E non mangiare questo pasticcio porta male. Visto? È buonissimo. Joffrey tossì sputacchiando pezzi di crosta. Questo non impedì di cacciarsi in gola dell'altro cibo. È troppo asciutto, però. Ci vuole qualcosa per mandarlo giù. Voglio vedere... vederti in sella quel... quella scrofa, zio. Voglio... Maestà! Maestà! Sono il pasticcio. Joffrey tentò di bere altro vino. Un nuovo colpo di tosse lo piegò in due, costringendolo a vomitare tutto. La sua faccia stava virando a paonazzo. Io... riesco... Il calice gli sfuggì dalle mani. Scuro liquido rosso dilagò sulla piattaforma. Sta soffocando! Ma che fate lì impalati a guardare? Aiutate il vostro re! Dalla gola di Joffrey emerse un lamento orribile. Di colpo quel verso atroce si interruppe. E il silenzio che seguì fu addirittura più atroce. Continuarono a percuotere la schiena di Joffrey, ma la sua faccia diventava sempre più scura. Ser Merin aprì a forza la bocca del re per infilargli un cucchiaio in gola. Mentre lo faceva, gli occhi del ragazzo in agonia incontrarono quelli di Tyrion. Joffrey stava emettendo suoni secchi, rantolava, cercava di parlare. Gli occhi parevano sul punto di schizzare fuori dalle orbite. Sollevò una mano, tentando forse di afferrare lo zio. O forse di indicare... No! No! Padre! Padre, aiutalo! Qualcuno lo aiuti! Figlio! Figlio caro! Tyrion si scoprì a pensare a Robb Stark. Poi il suo sguardo cadde sul calice nuziale che giaceva a terra. Tyrion andò a raccoglierlo. Sul fondo ristagnava ancora un mezzo pollice di vino rosso scuro. Tyrion svuotò il vino sul granito. Gli venne vagamente in mente che forse sarebbe stato saggio togliersi di torno. Poi udì il grido di Cersei e seppe che era finita. Sua sorella sedeva in una pozza di vino con il figlio tra le braccia. Il suo abito era strappato e lercio, la faccia pallida come un gesso. Un macilento cane nero si accostò ad annusare il cadavere di Joffrey. Hisdar Zolorak osservava il tripudio della fossa di combattimento. Magnificenza! Il popolo di Meereen è venuto a festeggiare la nostra unione. Li senti? Ti senti come ti acclamano? Hanno acclamato le mie orecchie flosce, non me. Portami via da questo mattatoio, marito. Un'ombra passò sul suo viso. Tutti gli occhi puntarono verso il cielo, un vento caldo sfiorò le guance di Dany e al di sopra del battito del suo cuore la regina udì un rumore di ali. Sopra di loro il drago virò, scuro contro il sole. Le sue scaglie erano nere, gli occhi e le piastre dorsali rosso sangue. Drogon, da sempre il più grosso dei tre, vivendo allo stato brado, era cresciuto ancora di più. Le sue ali misuravano 20 piedi da un'estremità all'altra. Le batté una volta sola mentre planava sulla sabbia. Drogon atterrò sulla carcassa di un cinghiale e affondò gli artigli nella carne fumante. Cominciò a mangiare. Un uomo si assunse il compito dell'eroe. Si avventò con la lancia in resta, gli saltò sulla schiena e conficcò la punta della lancia alla base del lungo collo. Dany e Drogon gridarono all'unisono. Drogon si inarcò verso l'alto con un sibilo di dolore. Sferzò l'aria con la coda da una parte all'altra. Dany guardò la testa torcersi sul lungo collo e sul collo lungo e sinuoso. Vide le nere ali dispiegarsi. No! L'uomo urlò. Drogon gli strappò l'arto dalla spalla e lo gettò da parte come un cane farebbe con un roditore. Uccidetelo! Gridò Isdar agli altri lancieri. Ammazzate quella bestia! Il mondo sembrò rallentare mentre lei scavalcava il parapetto. Drogon! Drogon! Il drago girò la testa. Dai denti uscì del fumo. Il suo sangue, quando gocciolava sulla sabbia, fumava. Il drago batté di nuovo le ali e sollevò una soffocante tempesta di sabbia scarlatta. Dany barcollò nella calda nube rossa, tossendo. Drogon fece per azzannarla. No! No! Sono io! Non mi riconosci? I denti neri si richiusero a pochi centimetri dal suo viso. Voleva staccarmi la testa. Drogon ruggì. Il suono riempì la fossa. Un vento da fornace avvolse Dany. Il lungo collo ricoperto di scaglie si protese verso di lei. Quando la bocca si aprì, Dany vide schegge di ossa spezzate e brandelli di carne bruciacchiata incastrati fra i denti neri.
Gli occhi del drago erano metallo fuso. Sto guardando negli inferi, ma non oso distogliere lo sguardo. Se scappo via, mi brucia e mi divora. Drogon le ruggì in faccia. Il suo fiato era così caldo da far venire le vesciche sulla pelle. Dani vide la propria immagine riflessa nei profondi occhi di brace di Drogon. Non posso lasciargli vedere la mia paura. Con le dita sfiorò l'impugnatura della sua frusta. Il cuoio era caldo, vivo. Drogon ruggì di nuovo, un suono così forte che Dani rischiò di lasciar cadere la frusta. Oppure credi, perché sei così vecchia, di poter sopravvivere a Fantasia? Tu sei ancora giovane, piccolo. Noi siamo vecchi. Se tu fossi vecchio come noi, sapresti che non c'è altro che la tristezza. Guarda un po'. Perché non dovremmo morire? Tu, noi, l'infanta imperatrice, tutti quanti. Tutto è solo apparenza. Solo un gioco nel nulla. Tutto è indifferente. Lasciaci in pace, piccolo, vai via. Se sai tante cose, allora saprai anche qual è la malattia dell'infanta imperatrice e saprai anche se c'è un rimedio. Lo sappiamo, vero vecchio? Lo sappiamo. Ma non ha importanza se si salva o no, perché lo dovremmo dire. Se ti è davvero tanto indifferente, allora potresti anche dirlo. Tanto per te fa lo stesso. Potremmo anche farlo, sicuro vecchia, non è vero? In tal caso vuol dire che non ti è poi tanto indifferente. Allora vuol dire che tu stessa non credi a quello che dici. Ci fu un lungo silenzio. Poi si udì un cupo brontolio fra il rutto e il gargarismo. Doveva certo essere una maniera di ridere, posto che la vecchia Morla sapesse ancora che cosa fosse il riso. Sei furbo, piccolino, guarda un po', sei proprio furbo. Era un pezzo che non ci divertivamo più così, vero vecchia? Ma guarda un po', già, in realtà potremmo davvero anche dirlo, non fa nessuna differenza, glielo dobbiamo dire. Tu hai la vita breve, piccolo, e subito tornerà a star bene, ma non è così importante che torni a star bene. Richiuse gli occhi grandi come stagni e cominciò lentamente a rientrare la testa. Aspetta! Da dove prende i nomi nuovi? Chi le può dare un nome? Dove posso trovare un nome? Mi odia, o almeno non si fida di me. Mi infilo pantaloni e maglietta, ficco la lunga treccia scura dentro il berretto e prendo la borsa. Nascosta da una macchia di cespugli, mi butto pancia a terra e striscio sotto mezzo metro di rete che è allentato da anni. Accelero il passo mentre salgo sulle colline fino al nostro posto preferito, uno sperone di roccia che domina la valle. Vederlo lì che mi aspetta mi fa sorridere. Gail dice sempre che io sorrido solo quando sono nei boschi. Ciao, Catlip. Il mio vero nome è Talanis, ma quando glielo dissi per la prima volta lo sussurrai appena. Così lui capì che mi chiamavo Catlip. Poi, quando una lince pazza iniziò a seguirmi per i boschi, nella speranza di rimediare qualche avanzo, Catlip divenne il mio soprannome ufficiale. Guarda cosa ho beccato! Gail solleva una pagnotta con una freccia conficcata dentro e io scoppio a ridere. È vero pane da fornaio, non una di quelle pagnotte piatte e dure che facciamo noi con le nostre razioni di cereali. Ma questo è ancora caldo, cosa ti è costato? Sono uno scoiattolo. Mi sa che stamattina il vecchio era in vena di sentimentalismi. Mi ha persino augurato buona fortuna. Guarda, Prince ha lasciato un pezzo di formaggio. Grazie, Prince, è un vero banchetto. All'improvviso, Gail inizia a parlare con l'accento di Capital City e rifà il verso a Effie Trinklet, la donna che con un'insensata allegria viene una volta all'anno a leggerci i nomi della mietitura. Felici Hunger Games! E possa la buona sorte essere sempre a tuo favore! Guardo Gail tirare fuori il coltello e tagliare il pane. Potrebbe essere mio fratello. Stessi capelli neri lisci, stessa pelle olivastra. Abbiamo persino gli stessi occhi grigi. Gail spalma sul pane il morbido formaggio di capra e mette con grande cura una foglia di basilico su ogni fetta, mentre io raccolgo le more. È una giornata magnifica, con il cielo azzurro e un venticello fresco. Il cibo è fantastico. Sarebbe tutto perfetto se questo fosse davvero una vacanza, se io e Gail potessimo andarcene in giro tutto il giorno per i monti a procurarci la cena. E invece dobbiamo presentarci in piazza le due in punto, per sentire i nomi. Potremmo farlo, sai? Cosa? Lasciare il distretto, scappare. Vivere nei boschi. Tu e io potremmo farcela.
Certo, se non avessimo i bambini. Non sono i nostri bambini, però è come se lo fossero. I due fratellini di Gale e la sorella... E la sorella, e Prim. Non voglio mai avere figli. Io li vorrei, se non vivessi qui. Però ci vivi. Lascia perdere. Questa conversazione non ha né capo né coda. Potrei andarmene. E come potrei abbandonare Prim, l'unica persona al mondo che sono sicura di amare? To find a love forgotten gone. The pines were roaring on the height. The winds were mourning in the night. The fire was red. Like torches blaze with light. Quando Bilbo aprì gli occhi, il buio non era meno fitto di quando li teneva chiusi. Non poteva sentire né vedere niente, tranne il suolo roccioso. Molto lentamente si mise a carponi e andò attorno barcollando, finché per caso la mano andò a sfiorare qualcosa che sembrava un sottile anello di metallo. Che mise in tasca senza quasi pensarci. Si sedette sul pavimento, abbandonandosi alla più completa disperazione. Poi però decise che la sola cosa da fare fosse andare avanti. Qui viveva il vecchio Gollum, un essere piccolo e viscido, scuro come l'oscurità stessa, eccezion fatta per due grandi occhi rotondi e pallidi nel viso scarno. Ora stava osservando Bilbo, ed era molto incuriosito dall'Hobbit, perché si è reso conto che non aveva niente a che fare con un orco. Improvvisamente eccolo arrivare, sussurrando e sibilando. Tesoro mio! Mi sa che questa è carne di prima scelta. Finalmente un bocconcino prelibato a Gollum. Chi sei? Che cosa sarà, tesoro mio? Io sono il signor Bilbo Baggins. Ho perso i nani, ho perso Gandalf. E non so dove sono. Né mi importa di saperlo se solo riesco a uscire di qui. Che cosa hai in mano? Una spada! Forse dovremmo sederci e chiacchierare un pochettino, tesoro mio. Indovinelli ti piacciono, non è vero? Benissimo, comincia tu. Se però vinco io, mi mostrerai la via d'uscita. Radici invisibili, più in alto delle alberi sta, lassù fra le nuvole va, e mai tuttavia crescerà. È facile, è la montagna. Indovina così facilmente. Deve fare a gara con noi, tesoro mio. Se il tesoro domanda e lui non risponde, lo mangiamo. Se lui domanda e noi non rispondiamo, allora facciamo quello che vuole. E sì, gli facciamo vedere la via d'uscita. D'accordo, tocca a me. 30 bianchi destrier su un colle rosso battono e mordono. Ma nessun si è mosso. Pazzicole, pazzicole! I denti! Sono i denti, tesoro mio! Ma adesso tocca a me. Non ha voce e grida fa. Non ha ali e a volo va. Non ha denti e morsi dà. Non ha bocca e versi fa. Un attimo. Il vento. Il vento, naturalmente. Ora io. Senza coperchio, chiave né cerniera. Uno scrigno cela una dorata sfera. Beh, allora? La risposta non è una pentola che bolle, come sembra che tu pensi a giudicare dal rumore che fai. Dacci un po' di tempo, che ci dia un po' di tempo, tesoro mio! Beh,
che ne diresti di rispondere? Sì! Le uova! Sono le uova! Indovina questo, se ti riesce. Vive senza respirare, freddo come morte pare, beve ma non è assetato, non tintinna corazzato. È buono, tesoro mio, è sugoso e deliziosamente croccante. Un attimo, poco fa ti ho dato tutto il tempo che volevi. Si deve sbrigare, si deve sbrigare. È freddo e viscido. Il pesce, sì, è il pesce. Deve farci una domanda, tesoro mio, sì, sì, sì. Ancora una sola domanda a cui rispondere, sì, sì, domanda. Che cosa ho in tasca? Non vale! Non vale, tesoro mio, non vale chiederci cosa nelle sue brutte saccacce, tascacce. Che cosa ho in tasca? Deve farci dare tre risposte, tesoro mio, tre risposte. Benissimo, sotto con la prima. Mani! Sbagliato, prova di nuovo. Coltello! Sbagliato, ultima risposta. Forza, sto aspettando, il tempo è scaduto, eh? Spago, oppure niente. Sbagliati tutti e due, beh? Una tua promessa? Voglio andarmene, tu devi mostrarmi la via. Davvero, tesoro? Abbiamo detto che avremmo mostrato la via d'uscita all'odioso piccolo Baggins, sì. Ma che cosa hai in tasca, Gollum? Lascia perdere, mantieni la tua promessa. Cercato impaziente, ecco quello che è, tesoro. Ma devi aspettare, sì che devi aspettare. Prima dobbiamo andare a prendere una cosa, sì, una cosa di cui avremo bisogno. E allora va, ma spicciati. Il mio anello, ecco che cosa ci serve adesso. Sì, sì, ci serve, nessun rischio, non ci vedrà, non è vero tesoro mio, non ci vedrà e la sua odiosa piccola spada sarà inutile. Ah! Dove sta? Dove sta? Si è perso il mio tesoro, perso, perso. Beh, anch'io mi sono perso e tu avevi promesso, perciò portami fuori di qui, sbrigati! No, non ancora tesoro!